Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. Passato il sabato, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare all'angelo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levarle il sole. Dicevano tra loro: chi si farà procurare via la pietra all'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era già stata fatta lavorare, benché fosse molto grande. Entrando nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro: egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete come vi ha detto. Parola del Signore. Un evento commerciale
un'occasione in cui gli stessi sindacati fanno comunetta con gli imprenditori bisognosi di vendere sempre più la propria merce. Un periodo di fede che per alcuni è il diritto al riposo e per altri è obbligo al lavoro quotidiano senza interruzione di giorni. Un periodo di mancanza dalla scuola e o dall'ufficio. L'occasione per andare in montagna a sciare, l'occasione per fare una buffata di agnello alla griglia o al forno in campagna. Un'occasione per fare una vita, nonostante la conclamata crisi, un momento per ritrovare vecchi amici e connessi grazie alla Macedonia, un'occasione per dormire fino a mezzogiorno e poi riprendere il divertimento moderato e il più necessario. Questa non è la Pasqua vera del cristiano, ma è la Pasqua del pagano, del Dio solo alle necessità del proprio cuore. La Pasqua religiosa è, per gli ebrei, una celebrazione che ricorda la loro liberazione dalla schiavitù di Egitto. Per i cristiani è celebrazione di un evento storico che ha cambiato le sorti dell'umanità. Con la risurrezione di Cristo, il Padre ha confermato il messaggio che il suo figlio ha dato agli uomini. Il Padre vi ama e vuole che anche voi vi amiate gli uni gli altri. È il messaggio in sintesi di tutto l'apostolato di Cristo. Per noi la Pasqua è l'invito ad operare un passaggio da uno stato di disordine morale ad un momento di conversione o quantomeno di inizio di conversione, sapendo che la conversione non è fatto in un istante, non ci sono queste conversioni. La conversione è un cammino che si conquista giorno per giorno. Tutti siamo chiamati a mettere in atto la propria conversione. Da che cosa? Dalla nostra vita morale e disordinata. Pensiamo ad esempio alle famiglie che vivono momenti di disordine morale, prolungato o occasionale. Ai genitori, papà e mamma, che hanno tradito il proprio detto prolungato, che hanno abbandonato i propri figli, che piangono per tagli altrui. Pensiamo ai figli che hanno abbandonato i propri genitori in una casa di riposo o pensione o ricovero per anziani, per essere più vivi.
solo se rivedendo la propria vita decidiamo di cambiarla in meglio, secondo la legge di Dio e il cammino del Vangelo. La confessione che abbiamo fatto o che faremo in questo periodo con la prospettiva della celebrazione di una conversione pasquale ci deve trovare pronto questo cambiamento. Solo all'inizio di questo cammino potremmo dire di essere nella scia della conversione e della pace. A tutti l'augurio di una santa Pasqua, di conversione.